Vedete, la fede è individuale. Si crede uno alla volta. La fede è personale. Non si riceve in eredità. La fede è un dono di Dio. Ed è un dono che Dio fa a tutti. Se tu credi con tutto il cuore, è una fede reale. Perché il nostro Filippo non sta dicendo se tu sei convinto. Ha scelto un altro verbo, se tu credi. Non gli ha detto se a te piace, se condividi, se ti schieri. Gli ha detto se credi, con tutto il cuore. In altre parole, se tu riponi tutta la tua fiducia in quell'agnello profetizzato, che è Gesù che è morto ed è risorto, e ricevi la grazia, non ricevi solo la certezza, tu sei trasformato, tu realizzi, allora sì, io ti battezzo. Il nostro uomo risponde: io credo che Gesù Cristo è figlio di Dio. Quando afferma io credo che Gesù Cristo è figlio di Dio, sta dicendo, in altre parole, uno, credo che Gesù è Dio. Due, sta dicendo io credo che ha il potere di perdonarmi, di trasformarmi, di vivere in me. Tre, io credo che lui è qui con noi. Io credo che lui diventa il mio pastore. Io credo che lui ritornerà. A quel punto Filippo vede dinanzi a sé un miracolo. È nata una nuova creatura. Non è più l'uomo che davanti al passo di Isaia si arrovella e non capisce, seppur affascinato, preso. Ora è un uomo certo: io credo che Gesù è il figlio di Dio. Era cambiato, era trasformato.